Siamo al minuto 87, il Milan è sotto 2-0 dopo un brutto primo tempo e un secondo tempo più coraggioso. All'ottavo minuto Dzeko, al minuto 11 Mkhitaryan hanno fissato il risultato sul 2-0. Adesso viene avanti l'Inter. Attenzione con questo pallone controllato da Maignan. Milan era partito neanche male, poi sul primo corner Dzeko in girata sorprende Calabria e segna il gol del 1-0. Poi sono passati 3 minuti, Mkhitaryan si infila come un coltellino rovente nel burro e segna il gol del 2-0. Non è finita perché poi al 16esimo ancora, tanto viene avanti il Milan, attenzione, attenzione, è ancora Origi, è entrato bene, attenzione, Origi cerca di dare, dovete dare il pallone, l'appoggio, ancora Hernandez, viene avanti Origi, vediamo Origi che cerca di andare e commette anche fallo. E al minuto 16 un'altra grande occasione per l'Inter che coglieva un palo, che poi prendeva anche un rigore, meno male che il VAR poi l'ha tolto. A Milan passivissimo, una differenza abissale tra il Milan e l'Inter nel primo tempo, abissale. Poi nel secondo tempo il Milan entrava più determinato, più cosciente, aveva perso Bennacer nel primo tempo per l'infortunio, uscito zoppicante, è entrato al suo posto Messias. Nel secondo tempo pur senza portare pericoli alla porta, alla luce della porta, infatti Onana non ha effettuato interventi importanti. Comunque il Milan giocava in maniera più coraggiosa, più determinata, anche più qualitativa. Sfiorava il palo con Messias, sfiorava il palo con Diaz e colpiva un palo clamoroso, un palo basso con Tonali. Ora il risultato è 2-0, quando manca un minuto alla fine, ma c'è un corner, scusate, un calcio di punizione per l'Inter, che ha sfiorato anche il gol nel secondo tempo, grande parata di Maignan su Gagliardini, mi sembra, pallone dentro, esce Maignan, attenzione, poi pronto a dare il pallone a Kalulu, che ha preso il posto di Calabria, buona l'entrata di Origi, ecco Messias che ha preso il posto, attenzione, se ne va, cade a terra. Simulato Messias, è entrato anche Pobega. Attenzione, pallone dentro, colpo di tacco, bello, viene avanti Correa. Attenzione, Correa in aria, cerca una cosa che non gli riesce, allora viene avanti il Milan, disperatamente alla ricerca del gol che potrebbe ovviamente. Attenzione, grande De Vrij su Origi. L'arbitro dice di continuare, viene avanti Dumfries, attenzione, pubblico protesta, attenzione, potrebbe tirare ancora, poi c'è un bel intervento su Brozovic di Tomori e poi rimane a terra Origi e i bastoni, sono 4 minuti di recupero, 4 minuti di recupero, vediamo se Milan riuscirà in questi 4 minuti a segnare gol che potrebbe cambiare. Ecco la rimessa laterale per l'Inter che ha dato Giroud. Attenzione, rimessa laterale per l'Inter, vince 2-0 sfruttando anche purtroppo l'infortunio, c'è un calcio di punizione a favore del Milan. Ecco, pallone dove può andare Tomori che da questo pallone a Hernandez, appoggio ancora a Krunic, cambio di gioco, appoggio dove può venire avanti ancora Ciao che ha preso il posto di Kjær, pallone laterale per Kalulu dovrebbe mettere in mezzo, no, pallone ancora dentro, vediamo, cerca di andare Messias, non ha spazio, devi darla, la da dietro ancora, bisogna cambiare gioco, metterla di là dove c'è Teo Hernandez, in avanti Teo Hernandez, pallone dentro, attenzione per Origi che cerca di dare questo pallone, il tiro e la parata sul tiro di Pobega che io ho segnalato come il giocatore decisivo, ecco Onana, non dico niente di Onana, andiamo.
Calma, calma Nana. Ecco che giochicchia. Altro, non diciamo niente, lancio lungo di Nana. Attenzione, attenzione. Ciao, è entrato molto bene. Poi c'è Teo che lascia uscire quando mancano 2 minuti alla fine. 2-0. Può essere tutto, può essere niente. Vediamo. Lancio lungo di Maignan. Ecco il lancio lungo dove c'è Giroud che va a saltare. Riesce a recuperare l'Inter con nel primo tempo, quando ho visto anche il rigore, poi per fortuna l'arbitro è stato chiamato dal VAR. Ecco Gagliardini, spero che ci sia un minuto in più di recupero. L'arbitro dà il pallone a Teo Hernandez. Ecco, e viene avanti Teo Hernandez, pallone dentro, vediamo chi va. Non può andare ancora Tommaso Provega, la palla termina in fallo laterale. Vediamo la rimessa laterale per l'Inter che vince 2-0, doppio colpo al mento per il Milan con Dzeko e Mkhitaryan. Vediamo adesso il Milan che cerca di rispondere le ultime azioni, però è Brozovic che recupera, poi il pallone ancora lì, attenzione Origi, dentro dove può andare Povega, lancio lungo, e ora c'è lui, vediamo se lo riesce a tenere Messias. Ecco, mi si è rimessa laterale, dai, proviamo l'ultima forse, attenzione, rimessa laterale, lunga di Messias, vediamo, pallone dentro, cerca di andare giù, poi c'è ancora una palla che rimane lì, l'arbitro comanda un calcio di punizione. Irritante questo arbitro Manzano. È finita, l'Inter batte il Milan 2-0. Primo tempo 2-0. Vediamo se i ragazzi saranno bravi a recuperare e vincere 3-0. Forza Milan, vincerà.